Buonasera a tutti e benvenuti a buonasera, insomma, dipende da dove vi trovate. E benvenuti a questa presentazione tecnica, la presentazione tecnica di quest'anno per la convention FIBS per il Comitato Nazionale Classificatori. Io sono Stefano Pieri, responsabile tecnico della commissione tecnica del CNC e vi parlerò questa sera del quarto out, argomento quanto mai astruso, quanto mai particolare, ma che è venuto un po' alla ribalta negli ultimi anni con l'introduzione del video challenge. Diciamo che la regola del quarto out esisteva già praticamente da sempre sul regolamento tecnico, era un qualcosa più di una curiosità, dato che la si applicava quasi mai. Adesso è diventata un qualcosa di un pochino più importante, dato che pur non succedendo molto spesso, ogni tanto viene richiamata per l'utilizzo durante i video challenge, insomma. Con le situazioni di video challenge. Veniamo quindi a parlare di quarto out. Vi parlerò di quarto out con un video. Quindi cominceremo con un video, faremo vedere una situazione avvenuta realmente sul campo, su un campo di Major League, non solo avvenuta realmente, ma anche abbastanza di recente. Come potete vedere in sovraimpressione, parliamo del luglio del 2018, quindi 2 anni e mezzo fa. Siamo a New York, City Field, e i Mets ospitano i Padres. La partita è appena cominciata, siamo nella parte alta del terzo e i Mets sono già avanti 3-0. Nonostante questo, però, i Padres hanno le basi piene pur con due out, quindi possibilità di accorciare lo svantaggio o addirittura pareggiare. Vediamo il nostro video. Ecco la nostra situazione. Come vedete, vabbè, non lo vedete, ma ve l'ho già detto io, abbiamo le basi piene. Ecco la battuta. La battuta che è singolo dietro l'esterno sinistro. Dopo che è entrato il primo punto, il corridore che era in seconda supera la terza e viene eliminato a casa dal rilancio dell'esterno sinistro, quindi per 7-2. Nonostante ci siano già tre out, con il corridore che era in prima e che aveva superato la seconda ancora in movimento nel tentativo di arrivare in terza, il ricevitore tira al terza base per l'effettuazione di un apparente quarto out, insomma, ecco, comunque la toccata avviene e l'arbitro, anche se non si vede, chiama il quarto out. Cosa vuol dire questo? Allora, vedremo un po' cosa vuol dire questo. Vi faccio notare che l'out a casa non è così plateale, non è così chiaro. L'arbitro lo chiama, ma ci sono buone possibilità per poter andare al challenge. E in effetti poi così avverrà. Vedete che vediamo diversi replay da diverse angolazioni, ma alla fine si andrà alla chiamata di challenge su quest'out a casa base. Facciamo un rapido riepilogo della situazione. Abbiamo due out e basi piene. Vi risparmio chi sono i vari giocatori sulle basi, ma se volete ve lo potete leggere. La battuta, come abbiamo visto, è un chiaro singolo a sinistra, sul quale il corridore che era in terza segna e gli altri corridori guadagnano tutti una base. Il corridore che era in seconda prosegue, conquistata la terza, tenta di proseguire verso casa e, come abbiamo visto, viene eliminato con una chiamata non così sicura a casa base, quindi 7-2 per noi. Dopo che questo 7-2 è stato realizzato, il ricevitore con tre out e quindi inning virtualmente terminato tira a terza base per l'effettuazione di un quarto out virtuale apparente. E qui noi abbiamo trascritto come 7-2-5, poi vedremo perché abbiamo scritto questa cosa. L'abbiamo comunque messa con un colore diverso, proprio perché poi dovremo parlarne e capire che cosa comporta questa faccenda. I Padres a questo punto chiamano il challenge sull'out a casa base. Il challenge effettivamente dimostrerà, lo vedremo tra un po', che l'out non c'era e quindi ribaltando il gioco e chiamando il salvo a casa base, noi abbiamo che il punto viene effettivamente confermato. A questo punto, però, con il proseguimento del gioco, quello che era un quarto out virtuale, un quarto out apparente, diventa un terzo out reale sul proseguimento del gioco. Quindi l'inning non finisce sul punteggio di 3 a 1, ma sul punteggio di 3 a 2, dato che il punto viene confermato, ma finisce comunque, cambia quale sia l'out, ma abbiamo comunque il termine dell'inning. Ecco che possiamo fare un'ulteriore considerazione dicendo che se il corridore che abbiamo visto, il corridore che proveniva dalla prima, dopo aver conquistato la seconda,
non avesse rallentato in prossimità della terza e fosse arrivato salvo in terza, non solo avremmo avuto la segnatura del punto, ma addirittura il proseguimento dell'inning. Infatti avremo, come vedete, i corridori agli angoli e la possibilità di andare avanti. Quindi capite che questa faccenda del quarto out è una faccenda quanto mai interessante, soprattutto su questa cosa dei challenge. Vediamo il pezzetto di video relativo al challenge, quindi il review, il play on the review. Rivediamo la battuta vista da una angolazione un po' più panoramica. Vedete che entra il primo punto, ecco la chiamata di out che verrà poi ribaltata e diventerà il secondo punto. Vedete il corridore tra seconda e terza che, vabbè, il gioco si ferma. E ecco la chiamata dell'arbitro post-challenge. Viene rovesciata l'eliminazione a casa base che diventa una segnatura di un punto e viene confermato l'out tra seconda e terza, ponendo comunque fine all'inning. Bene, dato che adesso abbiamo visto la parte un pochino più pratica, andiamo a vedere cosa dice il regolamento, nostro signore e padrone, il regolamento al quale noi ci rivolgiamo quando ci troviamo di fronte a dubbi e quant'altro. Allora, il regolamento non dice esplicitamente quarto out, ma insomma ci dice che è possibile effettuare un quarto out, un out legale fatto dalla difesa dopo che siano già stati fatti tre out nell'ambito di un mezzo inning. Infatti, a termini di regolamento, il terzo out non conduce immediatamente a una condizione di palla morta. Infatti, i difensori, prima di abbandonare il terreno di gioco con la fine del mezzo inning, i difensori effettuano un successivo out che può avere una qualche utilità, nel caso particolare in genere impedire la segnatura di un punto. Questo quarto out può sostituire il terzo, che diventa un out apparente, diventando così il terzo eliminato. E qui c'è la regola che lo dice esplicitamente. Bene, e per noi classificatori? Per noi classificatori, ai fini statistici, il terzo out apparente è annullato, quindi è come se non fosse avvenuto. Dobbiamo registrare viceversa il risultato del quarto out. Come abbiamo detto, la regola ha le sue origini storiche nell'impedire la segnatura di un punto, ma con l'avvento dell'appello tramite video challenge è possibile utilizzare il video replay, cioè il quarto out, tramite il video replay, come una garanzia contro l'annullamento in appello di un precedente out. Quindi quello che era un discorso relativo all'annullamento di un punto, per la squadra in difesa invece può diventare un discorso relativo alla effettiva termine dell'inning. Quindi effettuare un quarto out nel caso in cui un terzo out sottoposto a video challenge venga annullato, ribaltato. Viceversa, come abbiamo detto, per quella che è l'origine storica del quarto out, il quarto out serve ad annullare un punto già segnato. Se eliminiamo il corridore che ha segnato su un gioco d'appello, se il giocatore per esempio non ha ritoccato dopo una presa al volo o anche ha saltato un sacchetto durante la sua corsa, oppure eliminando un altro corridore che sia forzato ad avanzare. Infatti ricordiamoci che il regolamento tecnico ci dice che nessun punto può essere segnato durante un gioco in cui il terzo out sia un out forzato, oppure il battitore corridore sia il terzo out prima che raggiunga la prima base. Quindi se il terzo out è un out forzato o il battitore corridore prima eliminato in prima base, non si possono guadagnare basi, non si possono segnare punti. Quindi se noi trasformiamo un terzo out non forzato in un quarto out forzato, quindi sostituiamo il terzo out non forzato con un quarto out forzato, annulliamo tutte le basi guadagnate, annulliamo l'eventuale segnatura di un punto e quindi è chiaro che il cambio per la squadra in difesa è vantaggioso. La squadra in difesa però se ne deve accorgere e deve effettuare l'appello prima di abbandonare il terreno di gioco. Nel momento in cui l'ultimo difensore supera la linea di foul e abbandona il diamante, a quel punto la squadra in difesa non può più tornare indietro per effettuare un eventuale gioco d'appello. Veniamo al mondo reale, alla vita reale. Ecco, dopo la teoria del regolamento. Non abbiamo situazioni note di un quarto out apparente relativo all'annullamento di un punto. Quindi la ratio principale della regola in Major League sembra non sia mai stata applicata, perlomeno non abbiamo casi conosciuti. Però, ragionando un po' su quello che dice il regolamento e su questo discorso relativo all'avvento del video challenge, abbiamo la possibilità di analizzare tre esempi teorici, quindi tre esempi ipotetici, e tre casi reali, quindi che non portano all'annullamento del punto, ma che hanno l'applicazione della regola del quarto out all'interno di loro stessi,
in cui è entrata in gioco la regola stessa. Quindi abbiamo tre casi teorici da studiare e tre casi pratici da visionare relativamente alla regola del quarto out. Allora, i tre casi teorici sono un out sul gioco d'appello, con gioco d'appello sul corridore che ha segnato. Quindi il corridore che ha segnato ha commesso una qualche violazione regolamentare che ci consente di porlo out sul gioco d'appello e così annullare il punto. Oppure un out sul gioco d'appello, un out forzato sul gioco d'appello. Quindi abbiamo qui che il gioco d'appello non viene effettuato sul corridore che ha segnato, ma su un altro corridore forzato. Infine, per quanto strano possa sembrare, abbiamo la possibilità di un out senza gioco d'appello. È un po' il discorso che facevamo del video challenge, ma lo vedremo meglio. Allora, partiamo col primo caso, un out con gioco d'appello sul corridore che ha segnato. Mettiamo corridori in prima e terza base e un out sul gioco. Il battitore batte una volata a destra che viene presa al volo. Questa eliminazione è il secondo out del mezzo inning. Entrambi i corridori si erano staccati un po' troppo presto dalle basi e non riescono a rientrare dopo la presa al volo. Addirittura quello di terza non prova nemmeno a rientrare e segna. Quello di prima, pur provando a rientrare, viene eliminato da un'assistenza dell'esterno destro al prima base. Quindi abbiamo un doppio gioco, un'eliminazione SF9 e un out per gioco d'appello 9-3 in prima. E il punto che conta o non conta, il punto conta se è chiaramente stato segnato prima dell'eliminazione per la partenza anticipata in prima. Infatti il terzo out è un time play, non è un out forzato, quindi se l'out è avvenuto prima della segnata del punto, il punto non conta. Ma se il piatto è stato toccato prima dell'eliminazione, il punto è assolutamente valido. Cosa può fare la squadra in difesa a questo punto? Se si appella per la partenza anticipata del corridore in terza base, quindi se fa gioco d'appello sul corridore che ha segnato, effettivamente può annullare il punto. Quindi prima base tira al terza base per l'ulteriore appello del quarto out, l'eliminazione viene confermata dall'arbitro e porta alla cancellazione del punto. E noi dobbiamo trasformare il nostro SF9 in un F9, dato che non c'è più punto e non c'è più la volata di sacrificio, e il secondo out in un 9-3-5 con doppio gioco, chiaramente. Ok, vediamo il secondo caso. Il secondo caso è il gioco d'appello sull'out forzato, quindi su un out forzato, non sul corridore che ha segnato, ma su un altro corridore che sia forzato. La situazione che analizziamo è di due out e basi piene. Il battitore batte una bella palla all'esterno per quello che sembra un doppio, un apparente doppio. Vedremo perché poi è apparente, insomma, già la cosa puzza. Tutti e tre i corridori segnano, ma il corridore che era in prima ha saltato il sacchetto di seconda base. Quindi finché non c'è gioco d'appello tutto è pulito, in realtà sappiamo che c'è stato questo salto del sacchetto. Il battitore, conquistata la seconda, tenta di arrivare in terza, quindi di trasformare il suo bel doppio in un improbabile triplo, e viene eliminato dalla difesa. Quindi per 8-6-5, taglio dell'interbase e eliminazione in terza. Questo sarebbe il terzo out e l'inning sarebbe virtualmente finito. Se però la difesa effettua un gioco d'appello sul sacchetto di seconda per salto del sacchetto da parte del battitore numero 3, questo quarto out può sostituire il terzo. Questo quarto out è un out forzato, mentre l'eliminazione del battitore corridore in terza chiaramente non era un out forzato. Quindi noi abbiamo questo 8-6-5-4 in seconda e naturalmente i punti sui corridori precedenti sono cancellati. Il terzo out è un out forzato, non si possono guadagnare basi, non si possono segnare punti. Chiaramente a questo punto quello che era il doppio del battitore corridore diventa una scelta difesa, dato che il corridore che lo precedeva è stato fatto out sul gioco forzato, e quindi non possiamo assegnare, non dico il doppio, ma nemmeno la battuta valida, quindi diventa una scelta difesa, eccola qua. E infine il battitore corridore, che a questo punto non è più eliminato, e i suoi due compagni che avevano segnato diventano rimasti in base. 1, 2 e 3. Ecco qua. Vediamo il terzo caso, un out senza gioco d'appello. Dici, hai fatto tutta questa storia per dirci che ci voleva il gioco d'appello, ora lo fai senza gioco d'appello. Lo faccio senza gioco d'appello perché è poi quello che succede, che abbiamo visto prima.
C'è stato il challenge, ma nessun gioco d'appello durante il video di Major League. Quindi il nostro caso qui prevede due eliminazioni già realizzate, quindi due out, e corridori non forzati sulle basi, quindi seconda e terza base occupate. I corridori partono per una doppia rubata, quindi partono in anticipo. Il battitore batte comunque una rimbalzante verso la terza base. Terza base raccoglie questa battuta e tocca il corridore che proveniva dalla seconda. Quindi battuta secca, tu gioco molto veloce. Il corridore che era in terza, viceversa, ha già raggiunto il piatto per la segnatura del punto. Abbiamo tre out e in teoria l'inning termina con un corridore che è rimasto in base. Se però il terza base, dopo aver effettuato la toccata, avesse comunque tirato in prima per l'effettuazione di un quarto out virtuale, di un quarto out apparente, e se il suo tiro fosse giunto prima del battitore corridore, noi avremmo avuto un quarto out forzato che poteva avere la precedenza sul terzo out non forzato. Quindi possiamo mettere un 5-3 al posto del 5 che abbiamo visto prima e annullare la segnatura del punto. L'inning anche in questo caso termina, dato che abbiamo sostituito il quarto out al terzo, ma adesso ci sono due corridori, due rimasti in base. Passiamo dalla teoria alla pratica. Molto carini, ci danno un'idea questi tre casi, ma vogliamo vedere qualcosa di concreto. Quindi i tre casi reali sono due molto simili, uno abbastanza vecchio, uno un po' più nuovo, cioè un possibile quarto out non effettuato consente la segnatura del punto. Cioè c'era la possibilità di far effettuare il quarto out, ma la squadra in difesa non se n'è accorta, è uscita dal campo e ha lasciato il punto valido agli avversari. Questo è successo due volte, o perlomeno sono i casi che abbiamo trovato, sono due casi diversi, a distanza di 20 anni l'uno dall'altro. Uno nell'89 e uno nel 2009. Quindi vedete che non è una cosa che succeda spesso. E tra l'altro quando succede le squadre non riescono a applicare bene la regola. Vabbè, il regolamento tecnico dovrebbe essere letto di più. L'altro caso invece è un quarto out realizzato che vanifica la richiesta di challenge. È simile al caso che abbiamo visto prima, dove il challenge ha consentito, rovesciato una situazione ma poi completato l'inning. Qui invece abbiamo un quarto out realizzato che fa sì che il challenge non abbia più senso. Allora, vediamo il nostro primo caso. Nel nostro primo caso non abbiamo video, chiaramente. Il caso è un po' vecchio, 89, obiettivamente non è stato possibile trovare niente di più del play-by-play fornitoci da Baseball Reference. La situazione è, cioè, la data è il 1 luglio 89, quindi estate dell'89, siamo allo vecchio Yankee Stadium, quello che ormai è stato demolito, e gli Yankees ospitano i Milwaukee Brewers. La partita è avanti 4-1 per gli Yankees, che possono a questo punto incrementare il loro vantaggio, dato che hanno corridori agli angoli nella parte bassa dell'ottavo. C'è soltanto un out con corridori agli angoli. Quindi questa è la nostra situazione iniziale. Su questa situazione iniziale, il battitore degli Yankees effettua una smorzata suicida per portare a casa il punto in terza, ma la sua battuta rimane alta e viene presa in linea dal lanciatore dei Brewers. Il lanciatore dei Brewers, che a questo punto accortosi della partenza anticipata di entrambi i corridori, tira in prima base per l'eliminazione del corridore che si è staccato prima dalla base. Dato però che il corridore di terza, più veloce probabilmente, aveva già attraversato il piatto, il punto in questo momento conta, perché ci sono sì tre out, ma dato che il terzo out in prima base è un time play, è un gioco d'appello per partenza anticipata, conta, non essendo un out forzato, consente la segnatura del punto se il punto è stato segnato prima dell'eliminazione. Quindi il terzo out è effettivamente realizzato, i Brewers pensano di averla fatta franca, pensano che il punto non conti e abbandonano il terreno di gioco. Come abbiamo detto, il terzo out è un time play e quindi il punto, se segnato prima del terzo out, come effettivamente avviene qui, conta. Se viceversa, qual era la maniera con il quale i Brewers potevano evitare la segnatura del punto? Beh, intanto il tiro poteva essere più rapido. Un tiro più rapido in prima poteva far sì che il terzo out avvenisse prima della segnatura del punto e dato che parliamo di time play, il punto non sarebbe stato valido. Oppure potevano effettuare un ulteriore gioco d'appello in terza base. Quindi invece di tenersi... Il lanciatore si poteva fare concedere la palla, tirare in terza per l'eliminazione del corridore partito anticipatamente
e dato che era il corridore che aveva segnato, avremmo avuto la cancellazione del punto. Infine, vabbè, no, ecco qua il nostro L1 che diventa un L1-1-5. Infine, il lanciatore poteva lasciar cadere il line drive, ricordiamo che c'era un solo eliminato, e trasformare la battuta in un doppio gioco, quindi in un 1-4-3 o in un 1-6-3, purché non si facesse cogliere nel fatto di farlo intenzionalmente. Quindi ecco, che se no l'arbitro non gliel'avrebbe concesso chiaramente la possibilità di realizzare il doppio gioco. E ecco che siccome a questo punto la terza eliminazione avviene in prima base sul battitore corridore, è per definizione forzata, dato che parliamo di una palla a terra, e quindi il punto sarebbe stato cancellato. Però, come abbiamo detto, l'uscita di tutti i giocatori dei Brewers dal territorio buono vanifica la possibilità, toglie ai Brewers la possibilità di chiamare il gioco d'appello, e l'arbitro capo convalida il punto come da regolamento tecnico, regola 509, che vi consiglio di andarvi a leggere. Secondo caso, facciamo un salto di in avanti di 20 anni, aprile 2009, primavera, Chase Field, e i Diamondbacks ospitano i Dodgers, scusate. La partita è ancora tutta da giocare, i Diamondbacks sono avanti 1-0, ma siamo nella parte alta del secondo e i Dodgers hanno due corridori in base, quindi possibilità di pareggiare e passare in vantaggio. C'è un out solo. Ecco qua, questa è la nostra situazione iniziale. Il gioco è molto simile al precedente. Anche qui i Dodgers tentano la smorzata. Non tentano la smorzata. Quindi in realtà il line drive non è una smorzata, è proprio un line drive. Però viene preso dal lanciatore che fa più o meno quello che ha fatto il suo collega 20 anni prima. Tira al difensore, in questo caso si tratta del seconda base e non del prima base, per la partenza anticipata del corridore. Quindi abbiamo un L1 con un successivo 1-4, dato che i corridori hanno lasciato le basi troppo presto. Il terzo out, come vedete, è un time play, e quindi, dato che il corridore di terza ha già attraversato il piatto, il punto conta. I Diamondbacks abbandonano il campo e rendono valido il punto, togliendosi la possibilità di effettuare un ulteriore gioco d'appello, un gioco d'appello che avrebbe cancellato il punto. Come vedremo poi dal video, qui ce l'abbiamo in video, il seconda base ha eliminato il corridore per toccata. In realtà poteva toccare il piatto e guadagnare qualche secondo, facendo sì che la sua terza eliminazione avvenisse prima del punto a casa base. Oppure poteva tentare un gioco in terza base, quindi si poteva fare l'ulteriore gioco d'appello, come abbiamo detto e ridetto stasera, in terza base, per un doppio gioco 1-4-5 che avrebbe a questo punto vanificato il punto, dato che il quarto out avrebbe avuto la precedenza sul terzo. Vediamo il video, qui abbiamo un buon video, molto breve, perché il gioco è molto veloce, vedete, ecco il line, la passata, vedete che il seconda base va a toccare, anche con una certa calma è convinto che, se invece avesse toccato il sacchetto, probabilmente avrebbe guadagnato quel secondo e mezzo che gli avrebbe consentito di cancellare il punto a casa. Invece così il punto, come abbiamo detto, è valido. Facciamo un salto ancora di qualche anno e andiamo al 2014. Ultimo caso che vedremo stasera. Un quarto out realizzato vanifica la richiesta di challenge. Quindi la situazione è qui diversa rispetto alle prime due che abbiamo visto. Qui il caso è non con l'appello, ma con un quarto out che non ci consente di andare avanti. Siamo al City Field, 2014, quindi 7 anni fa, e i Mets sono in casa ospitando gli Atlanta Braves. I Braves sono già avanti 1-0 nella parte bassa del secondo, i Mets hanno un corridore in prima che potrebbe consentirgli di pareggiare. Vediamo la nostra situazione sul ruolino, 2 out, corridore in prima, il battitore batte corto in campo destro e il seconda base che raggiunge la palla fa gioco in prima. La chiamata è estremamente stretta, come vedremo, quindi nonostante si tratti di un terzo out e di un terzo out forzato, la chiamata è molto stretta. Con 3 out già registrati, il corridore che era in prima ha raggiunto la seconda e superata la seconda ha tentato di arrivare in terza. Come vedremo dal video, c'è una toccata e su questa toccata il corridore diventa il quarto out. Anche qui abbiamo messo il quarto out in verde con una notazione che poi vedremo perché. Cioè, vedremo, l'abbiamo già visto in realtà, sappiamo perché c'è quel 4-3-5.
nel proseguimento del gioco, il manager, a questo punto con l'inning virtualmente terminato, il manager dei Mets esce convinto di chiamare un challenge in prima. In realtà vedremo che gli arbitri confabulano, abbiamo un video abbastanza lungo, molto chiaro, viene convinto a non effettuare il challenge anche perché non avrebbe avuto senso. L'unico risultato del suo challenge poteva essere quello di trasformare l'eliminazione in prima in una battuta valida, ma dato poi che il corridore che era in prima è stato eliminato tra seconda e terza, avrebbe soltanto trasformato un terzo out in prima con un terzo out in terza, quindi l'inning sarebbe comunque terminato. Il challenge non avrebbe avuto senso, avrebbe soltanto dato la valida al battitore corridore. E quindi il challenge poi non verrà effettuato e la situazione finisce lì. Dal video si vede che molto probabilmente il challenge sarebbe stato vinto, insomma la chiamata sarebbe stata rovesciata. Ecco il nostro video, è abbastanza lunghetto, dura 1 minuto e mezzo, quasi 2 minuti in realtà, ma è interessante, quindi vi consiglio di guardarvelo un po' tutto. Ecco la battuta, corta in campo destro, c'è il tiro, da qui non si capisce assolutamente come sia la chiamata, cioè la chiamata è di out, ma non sappiamo se. Duda il corridore in terza, viceversa viene toccato nel tentativo di arrivare in terza, come vediamo. Ecco Collins, il manager dei Mets che esce, va a discutere con l'arbitro. Duda è un po' scocciato di essere stato eliminato e l'arbitro capo va a parlare con i suoi colleghi e Collins se ne torna nel dugout in attesa di un verdetto. Ci fanno vedere la consultazione degli arbitri e Collins che aspetta. Non ho ritenuto di tagliare il video anche perché non dura tantissimo e è effettivamente interessante capire come ha funzionato tutta la faccenda, insomma. Capire che alla fine c'è stata una necessità di una consultazione per ecco il replay che ci interessa e poi lo vedremo da un'altra angolazione. Ecco il tiro, anche qui la chiamata è stretta. Qua invece Duda, forse se non avesse rallentato ce la poteva fare, arrivare in terza o forse no. Quindi comunque è difficile da dirsi. Ecco qua. La consultazione è ormai giunta al termine, Collins parla con gli arbitri e la faccenda si avvia a conclusione. Abbiamo ancora una decina di secondi di video, lo convincono a non effettuare il challenge. Abbiamo però il replay in prima, che ci fa vedere che il pestone del battitore corridore arriva quando la palla non è ancora stata chiusa, non è ancora arrivata nella sacca del guanto di prima. Quindi probabilmente il challenge sarebbe stato vinto dai New York Mets. L'ultima cosa che vediamo in questo video è la faccia sconsolata di Duda, che è stato eliminato in terza e forse un po' di scoccia. Siamo arrivati in fondo, spero che la cosa vi sia piaciuta. Un rapido disclaimer per l'utilizzo dei video che la Major League ci mette gentilmente a disposizione sul suo sito e che sono per noi fonte di ispirazione e speriamo di didattica utile. E infine vi ringrazio per l'attenzione fino a questo punto e vi rinvio al nostro appuntamento a seguire, dove avremo il question time, domande e risposte sulla situazione che abbiamo visto stasera. Grazie a tutti voi e buona serata.